Eccoci allora con Giulia Sciolla, Era, ciao ragazze. Ciao. Una partita bella e anche difficile quella che avete affrontato oggi. Alla fine sono arrivati 3 punti davvero importanti. Sì, una partita difficile, però ci siamo portato a casa 3 punti importanti. Una partita difficile perché con l'infortunio di Viola Tonello e con il nostro capitano che ancora non è in sua forma, ci abbiamo giocato e anche le ragazze da panchina, come mia amica, è entrata e ha fatto molto bene, ha aiutato la squadra per vincere questi 3 punti così importanti. Sì, Giulia, tu sei entrata in corso d'opera per l'infortunio a Viola, sicuramente non fortunata questa stagione perché già una volta abbiamo visto Aurora sostituirla in più di un'occasione, adesso è toccato a te, ti sei fatta trovare prontissima, hai realizzato anche qualche punto, insomma fa sempre piacere calcare il Taraflex Mondovino. Sì, ovviamente calcare in campo è sempre una cosa stupenda e poi anche questa occasione, anche se ho dovuto farlo da un momento all'altro così anche inaspettatamente, però ho cercato di fare il mio, ho cercato di dare il mio supporto alla squadra e alla fine sono riuscita a portare a casa la vittoria e sono 3 punti importantissimi e adesso pensiamo subito alla prossima partita e basta. Era importante una reazione soprattutto di testa perché le ultime partite non sono state fortunate. Avete avuto qualche giorno per riposarvi, qualcuno è tornato a casa, qualcuno è stata con i suoi cari, insomma siete scese in campo più rilassate e soprattutto con tanta voglia di vincere. Sì, perché dopo di questo tempo che solo giochiamo ci è dato anche bisogno per questo riposo. Adesso siamo più caricate per queste partite che mancano adesso. Il prossimo impegno sarà in trasferta contro Baronissi. Una trasferta lunga e andiamo là per prendere anche là i 3 punti. Giochiamo, diamo tutto. E poi il rush finale, Pasquetta, Cuneo e alla fine Orvieto. Quindi insomma tutto è aperto per le prime posizioni della classifica. Le vostre diverse avversarie hanno vinto anche loro, però insomma tutto si deciderà probabilmente all'ultima giornata. Sì, non si sa mai. Giochiamo fino alla fine. Sì, noi diamo tutto, ogni gara daremo tutto, alla fine poi si vedrà l'8 aprile quando sarà finito il campionato. Al massimo giochiamo i playoff e diamo tutto, vinciamo là. Ovvio, vedremo, dai. Grazie ragazzi. Grazie a te, ciao.